posticipo del campionato di Serie A. Buonasera, buonasera gentili ascoltatori dalla Dacia Arena di Udine, buonasera da Francesco Repice che grazie alla collaborazione tecnica di Daniel Aposto vi racconterà il primo dei posticipi della nona giornata del campionato di calcio di Serie A, Udinese-Juventus. È una partita molto attesa perché la formazione bianconera allenata da Massimiliano Allegri reduce da un periodo sicuramente non positivo, la sconfitta interna in casa della Lazio e poi comunque anche in casa con la Lazio e poi comunque qualche prestazione non da incorniciare, insomma la Juventus che non è prima in classifica, la Juventus che vuole riprendersi il primato, Juventus che potrebbe approfittare del pareggio di ieri sera tra Inter e Napoli al San Paolo a Fuorigrotta, Juventus che però deve correre come sta correndo la Roma, come vedremo se correrà la Lazio stasera nella posticipo dello Stadio Olimpico contro il Cagliari. L'Udinese invece è lì quintultima in classifica con due sole vittorie, quindi 6 punti, tutte le altre sono state sconfitte, la formazione di Del Neri deve aggiudicarsi in qualche modo quei punti che potrebbero concedere la possibilità anche all'interno dello spogliatoio di acquisire stima e di andare avanti anche psicologicamente in un torneo che nulla avere in questo momento tra le squadre ovviamente più in forma. Squadre che sono già all'interno del terreno di gioco, andiamo immediatamente alle formazioni ufficiali. Udinese in campo con Bisari tra i pali, Samir Danilo, Neutink e Ali Annan in difesa, Fofana, Fredson, Yankto e De Poli in mezzo al campo. Maxi Lopez e Perizza di punta, il 4-4-2 di Gigi Del Neri, opposto all'altrettanto canonico 4-2-3-1 di Massimiliano Allegri, Gonzalo Higuaín nel punto di riferimento offensivo dei campioni d'Italia, poi Cuadrado, Dybala e Mandzukic nella batteria delle mezze ali, ci sono Pjanic e Khedira a presidio della mediana, i difensori da destra a sinistra, Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alessandro tutti davanti a Gigi Buffon a dirigere l'incontro, il signor Doveri della sezione di Roma 1, praticamente il tutto esaurito alla Dacia Arena, circa 25.000 spettatori, 26.000 spettatori, cielo nero, pioggia che cade in intermittenza, terreno in perfette condizioni. Noi dobbiamo seguire ovviamente anche la Superlega di Volley perché la partita non è ancora iniziata qui a Udine tra l'Udinese in maglia a strisce verticali bianconere e invece la Juventus in completo giallo da trasferta. Linea a Verona ad Antonello Brughini. Verona Perugia. D'accordo, grazie, grazie Francesco Repice. Grazie ad Antonello Brughini. Si gioca il secondo minuto della partita qui alla Decia Arena di Udine, ancora 0-0 ovviamente il parziale tra l'Udinese e la Juventus. C'è Samir sulla corsia di sinistra, lì Annan dalla parte opposta, questi i temi tattici difensivi della formazione organizzata nel sistema di gioco, il 4-4-2 da Luigi Del Neri, ma attacca la Juve dalla corsia di sinistra, è bravo De Paul a fermare Alexandro, a scambiare con Fofana all'interno della propria tre quarti campo, il numero 6 della formazione di casa, lì dietro per Capitan Dalino che scarica sulla destra proprio per lì Annan, con il sinistro alza il campanile all'altezza del cerchio centrale del campo, prova a saltare Perizza più in alto di Lugani dalla parte opposta, fa la voce grossa proprio Samir, i danni di Dybala, pallone che non viene messo giù, ci prova in questo momento la formazione di casa ancora con Perizza che subisce fallo proprio da Rugani all'altezza del cerchio centrale del campo, il calcio di punizione sarà in favore dell'Udinese con la sfera che viene dirottata sulla corsia di sinistra, vediamo Nutnik che la tocca all'indietro per il portiere della formazione di casa, si tratta di Bissarri il quale arriva quasi al limite della rigore e poi rilancia con il destro, il colpo di testa molto bello dobbiamo dire di Maxi Lopez sul settore di sinistra per Perizza che però non aveva seguito l'azione, è intervenuto Lichtsteiner a chiudere una diagonale, così come nel periodo in cui eravamo collegati proprio i danni dell'attaccante della formazione friulana a scambiare con Buffon, il quale poi cede sfera a Rugani all'altezza dei 17 metri, allarga quest'ultimo ancora per Lichtsteiner, attaccato, difende il possesso del pallone lo svizzero nei pressi della linea laterale, in qualche modo e con un po' di fortuna riesce anche a dirottarlo verso i compagni del reparto più avanzato, Cuadrado con l'intervento di Alfredson che va a sbarrare la strada al colombiano e il retro passaggio ancora all'indirizzo del portiere dell'Udinese Bisari che rilancia a lungo, ancora Perisa alle prese con Rugani, un duello molto interessante questo dobbiamo dire anche dal punto di vista fisico, una dote quella atletica che non manca nemmeno a Maxi Lopez che avrà il suo da fare poi a liberarsi, a sbarazzarsi di Giorgio Chiellini che ora porta palla e giochi in orizzontale proprio con l'ex giocatore dell'Empoli, scambia quest'ultimo con Miralem Pjanic, si fa vedere ancora Chiellini a sinistra, supera la linea mediale del campo, gli si va incontro Fofana, poi prova con un esterno sinistro abbastanza ruvido di innescare Alessandro sull'auto di competenza, il pallone che finisce abbondantemente fuori dal perimetro di gioco, la rimessa laterale sarà in favore della squadra di casa con Ali Annan quando i minuti sul cronometro sono 4 nel corso del primo tempo e quando il parziale viaggia ancora sulla parità, la parità di partenza, lo 0-0 quindi molto decentrato De Paul con la maglia del numero 10, lui che è un pochino chiamato da quella zona del terreno di gioco ad innescare le due punti che ripetiamo sono
Maxi Lopez e Perizza. Attenzione a Cuadrado che attacca dalla posizione di mezzo destro, scarica per Rick Steiner, prova lo svizzero a saltare Samir, ci riesce, si allunga troppo il pallone, Nick arriva a sbarazzarsi della sfera, a scaraventarla direttamente in tribuna, agevolando così la rimessa laterale fuori della Juve dal fronte offensivo destro dello schieramento di Massimiliano Allegri. E ancora Rick Steiner che cerca compagni di squadra smarcati, poi decide di tornare indietro, non c'è intesa con Napolino Di Palla che avrebbe voluto immediatamente palla all'altezza del vertice sinistro dell'area di rigore dei padroni di casa, il pallone che invece viaggia al ritroso con i giocatori della Juve che lo manovrano, Rugani prima, Chiellini poi. Siamo quasi al quinto minuto, ancora 0-0 il parziale, Alessandro che ci prova da sinistra, evitato De Paul con una finta, Manzo che ci riprime in mezzo per Gonzalo Higuain che viene bruciato nell'anticipo da Capitan Danilo, dalla parte opposta ancora Manzo che c'è a cercare di innescare il pipite, posizione della sinistra in traffico dall'indietro, il pallone poi in profondità, ancora Alessandro Manzo che ci riprima, che viene libero a destra, Cuadrado non se ne accorge di Bala che va all'indietro per Pjanic, da questi a Lichtsteiner, è pronto al traversone che parte, c'è una deviazione, c'è il pallone che finisce docile tra le braccia del portiere Pizarri, ma certo Juventus poco attenta nella costruzione offensiva di questa manovra, visto che ripetiamo nel momento in cui Dybala aveva catturato palla all'altezza dei 20 metri libero completamente solo sulla destra e quasi praticamente all'interno dell'area di rigore avversaria, c'era Cuadrado che non ha ricevuto palla dai compagni di squadra di reparto. 6 minuti di gioco nel corso del primo tempo, la Dacia Arena di Udine, Udinese 0 Juventus 0, ancora Verona. Torniamo ad Udine, Francesco Repice. Grazie Brughi, di calcio d'angolo in fuori della Juventus, Dybala da sinistra, parte il suo traversone troppo morbido, Perizza addirittura all'interno della sua area di rigore, ma la Juve ancora lì, ancora con Dybala, traversone questa volta assai più concreto all'interno dell'area di rigore dell'Udinese, pallone che però sfila all'altezza del lato opposto del campo con la sfera che si perde in fallo laterale, quindi la rimessa con le mani che l'Udinese effettuerà dal fronte difensivo sinistro del suo schieramento. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il settimo minuto nel corso del primo tempo, il parziale ancora fermo sullo 0-0, vi dicevamo del pubblico, c'è praticamente il tutto esaurito qui alla Dacia Arena, ovviamente quando arriva la signora molti sono i tifosi che da tutta Italia o evidentemente dal nord-est dell'Italia vengono ad affollare gli spalti della Dacia Arena per andare evidentemente a fare il tifo per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che ora attacca con Higuain di prima e di piattone destro, sulla destra per Cuadrado, il pallone non è dei più precisi, ed allora Danilo va a improvvisarsi il terzino sinistro a mettere la sfera in fallo laterale con la rimessa con le mani che verrà effettuata adesso da Stefan Lichtsteiner, scambia con Dybala, pallone accarezzato con la suola dello scarpino prima di essere trasferito alle sue spalle dove c'è Rugani nella posizione di interno sinistro, pallone in mezzo per Chiedira, bruciato, attenzione c'è spazio per il contropiede dell'Udinese, 2 contro 1, Perizza al limite, Perizza una finta, la palla sul destro, poi sul sinistro, rete, ha segnato l'Udinese esattamente al minuto 8 nel corso del primo tempo, cambia il parziale alla Dacia Arena, ha segnato l'Udinese, ha segnato Perizza, azione di contropiede dopo l'errore in mezzo al campo della Juve, dopo l'errore in palleggio della formazione allenata da Massimiliano Allegri, ne ha approfittato l'Udinese che ha rubato palla nella zona nevralgica del campo, fisso immediatamente in movimento Perizza, il quale dopo lo scambio con Maxi Lopez, bravissimo ad innescare il compagno di reparto sulla zona sinistra dell'area di rigore, una finta, dribbling a rientrare su Chiellini, poi con il sinistro da sinistra chiudere un diagonale imprendibile per Gigi Buffon. Siamo all'ottavo minuto nel corso del primo tempo e c'è subito una sorpresa, quella da Cerena di Udine, ha segnato l'Udinese, ha segnato Perizza, vi dobbiamo dire un gol d'autore, un gol bellissimo, un gol da centravanti vero, addirittura entrando nell'uno contro uno con Giorgio Chiellini e certamente non con l'ultimo arrivato in fase difensiva, ovviamente uno dei difensori più celebrati al mondo, ma Perizza questa volta ha finto di passare il pallone in mezzo, ha sterzato con il destro mettendo palla sul collo interno sinistro e da sinistra ha direzionato una diagonale in mezza altezza che non ha lasciato scampo a Gigi Buffon, ma ripetiamo, Udinese attentissima a rubar palla in mezzo al campo con Buffon e a ripartire con il tocco dei suoi due attaccanti, con il dialogo tra i suoi due attaccanti, Maxi Lopez assai generoso e altruista a vedere il compagno di reparto appunto smarcato sulla corsia di sinistra, porgergli un difficile pallone pressato com'era da un avversario e poi Perizza ha fatto il resto con l'azione personale che ha mandato in vantaggio l'Udinese. Siamo al nono minuto, l'Udinese in vantaggio per 1-0 sulla Juventus, la linea può tornare a Verona. Siamo nel primo tempo a Udine e l'Udinese conduce per 1-0, la rete all'ottavo di Perizza. Un minuto più tardi è stata la Juventus però a creare subito i presupposti per il pareggio, nel periodo in cui non eravamo collegati, Cuadrado, l'ex da destra, attraversone verso il secondo palo, Mandzukic trova una coordinazione precaria ma evidentemente efficace, al limite dell'area piccola mette il pallone di testa, attenzione ancora Cuadrado in area di rigore, punta l'avversario all'indietro, la conclusione di Pjanic, alta sulla traversa, si dispera
con se stesso il bosniaco, diciamo, quindi di Mandžukić che è andato a colpire il pallone da distanza ravvicinata, seppur da posizione assai decentrata c'è stata la chiusura di Danilo che ha controllato con il petto e non solo, è innescato di fatto il contropiede dell'Udinese che però si è perso nella difesa della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Dicevamo quindi di un'Udinese molto attenta in mezzo al campo, siamo all'undicesimo minuto, nel corso del primo tempo i friulani sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Perić esattamente all'ottavo. Provano nuovamente ad costruire un tema offensivo gli uomini di Gigi Del Neri, viene affossato letteralmente Perić da un avversario, si trattava nell'occasione di Chedira se non andiamo errati, l'arbitro che ha fermato l'azione ha comandato il calcio di punizione in favore della formazione di casa. Si lamenta Perić per il colpo subito, l'altezza dell'arcata sopraccigliare va in qualche modo ad allontanarlo di Bala, come a dire dai non protestare, continuiamo a giocare, anche perché la Juventus ha tutta l'intenzione, ha tutto l'interesse a come dire sveltire la ripresa del gioco, visto che è sotto di un gol, anche se manca ancora tantissimo alla fine della partita, siamo appena al dodicesimo. L'Udinese però in vantaggio per 1-0, la rete è segnata, ripetiamo, da Perić all'altezza dell'ottavo, ancora Udinese che manovra all'altezza della sua tre quarti di campo con Danilo, il lancio in profondità, è partito Maxi Lopez alle prese con Chiellini, Chiellini che fa rimbalzare il pallone qualche volta di troppo all'interno della sua area di rigore, lo insegue Maxi Lopez e alla fine gli tocca la palla con la punta del piede e la mette in fallo laterale, la grande grinta, la grande garra dell'argentino Maxi Lopez con la sfera che è finita sul fondo e quindi la rimessa che sarà in favore della Juve all'altezza del minuto 13 nel corso del primo tempo con i friulani in vantaggio per 1-0. Buffon nell'area piccola porta due volte il pallone poco fuori appunto i suoi 7-8 metri, arriva agli 11, poi cede fuori dai 16 per Miralem Pjanić, quella larga sulla corsia di destra, ecco Lichtsteiner innescato dal bosniaco, si fa vedere Quadrado, funziona bene, dobbiamo dire, la catena di destra della Juve subisce fallo, Quadrado termina a terra anche Samir, i due sono entrati in rotta di collisione, evidentemente il brasiliano ha subito un colpo del tutto involontario, crediamo al volto, e c'è sempre Paulino Dybala che va lì a cercare di come dire di sveltire le manovre di ripresa del gioco, si lamenta Samir per una manata che evidentemente ha avuto, ma ripetiamo assolutamente del tutto fortuita da Quadrado, del resto era stato proprio il giocatore brasiliano dell'Udinese a commettere fallo ai danni del brasiliano e qui ai danni il brasiliano dell'Udinese a commettere fallo ai danni del colombiano, quindi siamo giunti al tredicesimo, l'Udinese che conduce 1-0, la Juve che può beneficiare di questo calcio di punizione già effettuato ora con Chiellini che porta la sfera sulla corsia di sinistra, Alessandro va a puntare De Paul che va a coprire molto diligentemente, viene saltato però la sfera in mezzo con la conclusione di Pjanic, c'è ancora la deviazione, anzi era Dybala, la sfera che finisce sul fondo, c'è il secondo tiro dalla bandierina in favore della Juve, sempre Dybala da sinistra, interno del piede sinistro, traiettoria d'uscire rispetto ai pali della porta difesa da Bizzarri, poi lascia l'incombenza il giocatore gertino Miralem Pjanic che evidentemente andrà con l'interno destro e quindi con la traiettoria contraria rispetto a quella che sarebbe stata se avesse calciato proprio il numero 10 della Juve, parte il traverso in mezzo, il colpo di testa, il pareggio della Juve con un'autorete clamorosa, crediamo, di Samir se non andiamo errati, che si è alzato all'interno della sua area di rigore, o forse il tocco di testa è stato di Nojtnik, adesso cercheremo di capire cos'è successo, c'è stato un traversone in mezzo, no, proprio Samir crediamo sia stato a colpire il pallone anticipando compagni e avversari, ma in particolare i compagni, è incornato perfettamente alle spalle del proprio portiere al quattordicesimo, cambia quindi ancora il parziale, qui alla Dacia Arena di Udine ha pareggiato la Juventus, autogol clamoroso di Samir, siamo 1-1, possiamo tornare a Verona. E la nuova situazione a Udine al quarto d'ora è che le squadre sono sull'1-1, alla rete segnata all'ottavo da Perić, ha risposto il suo compagno di squadra ma nella sua porta pochi minuti fa, si tratta di Samir, un colpo di testa perfetto, uno stacco micidiale che non ha lasciato scampo alla sua portiere, ora Paulino Dybala attaccato selvaggiamente da tre uomini, mantiene il possesso del pallone, poi l'arbitro decide che bisogna fischiare fallo, tiene Janko il pallone, non fa ripartire gli avversari, allora Chedira prova a strapparglielo e deve intervenire dove a calmare un pochettino gli animi all'interno del terreno di gioco e va soprattutto a parlare con i due protagonisti di questo episodio, diciamo così, abbastanza acceso, Janto e Sami Khedira, il tedesco ex Real Madrid che ora scambia con Pjanic all'altezza della linea mediale, il lancio ancora alla sua destra per Quadrado, sovrappone Lichtsteiner, Quadrado in area di rigore, va Higuain a cercare il contatto con la sfera, c'è la chiusura questa volta precisa di Samir che si rifugia in corner, colleziona, ti vedo la bandierina, la formazione campione d'Italia, ora va con Dybala
ad occuparsi di questo traversone, ovviamente i battitori liberi, diciamo così, su palla inattiva della Juventus sono Dybala con il sinistro, Miller in Pjanic con il destro, parte l'argentino all'indietro per Cuadrado, quasi dal vertice parte il suo cross al secondo palo, non ci arriva Chiellini, poi Nick che allontana la sfera, che si alza a campanile, prova a metterla giù Maxi Lopez con l'aiuto di Alfredson che forse viene trattenuto da Rugani, si continua a giocare, Dybala al limite, palla sul sinistro a giro, conclusione smorzata, ancora sul fondo, ancora calcio d'angolo, è il momento in cui la Juve capisce che può affondare nella difesa friulana e comincia ad arrotare le proprie armi, in particolare quelle delle punte, quelle di Higuaín, quelle di Paulino Dybala, quelle di Cuadrado, quelle di Mario Mandzukic, che provano quindi a scalfire le certezze difensive di una squadra che erano crollate, che sono crollate, dobbiamo dire, all'altezza del quattordicesimo, quando di fatto si è alzato Samir a colpire all'interno della propria porta con un perfetto quanto disgraziato colpo di testa, parte il traversone in mezzo, colpo di testa di Chiellini che brucia tutti nello stacco, poi va a lambire il palo alla destra di Bisarri che era impietrito al centro della sua porta sfiorando così il gol del raddoppio. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al 18esimo nel corso del primo tempo, è una partita molto viva, molto ricca di episodi, molto diciamo così da molte emozioni, che regala molte emozioni, ci è riuscita l'Udinese a regalare la prima esattamente al minuto 8 con la rete di Perisic, ci è riuscita anche la Juve raggiungendo prima fortunosamente il gol del pareggio grazie all'autorete o per colpa dell'autorete di Samir. Adesso la squadra di Massimiliano Allegri sta spingendo in maniera convinta il piede sull'acceleratore nel tentativo di far immediatamente su il vantaggio e quindi mettere la partita stessa sui binari che più le competono, con il palleggio, con la cifra tecnica di cui dispone, per poi poter condurre in porto questo confronto che si sta dimostrando più insidioso del previsto, anche per una disposizione dell'Udinese magari molto scolastica, molto tranquilla, nel 4-4-2 molto ordinato però ed efficace, che fa della pressione sui portatori di palla avversari l'arma fino a questo momento, se non vincente, sicuramente in grado di tenere la squadra di Gigi Del Neri diciamo così in quota contro la Juventus assolutamente favorita. Juventus che ora va a distribuire il pallone in mezzo con la rimessa laterale dal fronte offensivo destro con Lichtsteiner che sta agendo come uno stantuffo sull'auto di competenza, una catena, ripetiamo, quella di destra che sta funzionando benissimo tra Lichtsteiner e Cuadrado, soprattutto con Dybala che si porta proprio da quelle parti per poi trovarsi con faccia alla porta il piede sinistro favorito, quello migliore per andare ad insidiare i pali di Pisarri. Ora però Rugani che manovra all'interno della prima tre quarti, eccolo Lichtsteiner ricevere il pallone, va da Higuaín il quale ferma tra le linee, gioca di sponda con Pjanic di prima allargando la sinistra per Manzo che c'è controllo di petto all'altezza del vertice, sovrapposizione di Alessandro, pallone troppo lungo forse per il brasiliano che viene controllato da Aliagnan, poi prova una magia Alessandro, Aliagnan che non ci casca, Aliagnan che perde il pallone, poi lo recupera, lotta con grande ardore l'esterno sinistro, l'esterno destro anche della formazione friulana e guadagna la rimessa laterale tra gli applausi del pubblico della Dacia Arena che magari non ne ha apprezzato le doti tecniche in questo caso, ma sicuramente la grande caparbietà, la grande volontà di andare a portare questo pallone in avanti e quindi di andare ad allontanare la minaccia dalla propria area di rigore, rimessa con le mani proprio di fronte alla panchina occupata da Gigi Del Neri, dello stesso Ali Annan che va a scrutare il piazzamento dei propri compagni di squadra, si muove Fofana, si muove Polla, si muove soprattutto Maxi Lopez che colpisce di testa Perisic che non può arrivare, c'è però un errore di Khedira che rimedia andando a triangolare prima con Pjanic, poi con Dybala e poi in terza analisi con Alessandro di prima, sempre Manzo che ci in mezzo, Dybala dalla parte opposta è completamente libero, Cuadrado gioca bene ora la Juve, Cuadrado alza lo sguardo, va dalla parte opposta, arriva il colpo di testa e il raddoppio della Juventus con Sami Khedira, grandissima azione della Juve in contropiede gestito a meraviglia dai centrocampisti di Massimiliano Allegri che hanno fatto valere tutto il loro potenziale tecnico, hanno spostato il pallone con grande velocità e precisione da una parte all'altra del campo, è arrivato alla fine il cross di Cuadrado verso il secondo palo, intelligente dobbiamo dire Cuadrado a non porgere per Higuaín che la partita in posizione di offside, la Juventus ha già ribaltato la situazione, siamo al 21esimo, ora la formazione campione d'Italia conduce per 2-1 e la linea può tornare alla volley, alla Superlega per Verona Perugia, Antonello Brughini. Torniamo a Udine.
D'accordo Brugheri, siamo alla 22esimo a Udine, la Juventus che conduce per 2-1, la Juventus che ha rischiato, si dica tra molte virgolette, di andare alla terza rete con Gonzalo Higuaín che ha colto il palo esterno dall'interno dell'area di rigore alla destra di Pizarri, vinto il contrasto da Cuadrado sulla corsia destra contro l'avversario che peraltro è rimasto a terra, dovrebbe saltarsi di Samir, se ne è andato Cuadrado, ha alzato la testa, ha visto in mezzo il taglio di Higuaín, gli ha dato il pallone, Higuaín che si è girato subito con il destro, ha cercato il palo più lontano, per la verità lo ha trovato, non ha trovato quindi lo specchio perfetto della porta, andando quindi a recapitare il pallone sulla base esterna del montante, pallone che è finito sul fondo, la Juventus che è in vantaggio per 2-1, il gioco è fermo, ne approfittiamo per tornare a Verona per la Superlega di Volley Verona Perugia, Antonello Brughini. C'è un calcio di punizione fuori dell'Udinese, la posizione interessante, Alfredson sul pallone, poco distante De Pollo, vedremo chi andrà alla conclusione, mentre si spostano lì in avanti i giocatori dell'Udinese, uno schema col pallone in mezzo, lo manca Perizza, praticamente al vertice dell'area piccola, pericolosa la squadra di Del Neri, ma la Juve può andare in contropiede con Dybala in posizione di ala destra, attaccano ora a velocità supersonica, lo spazio centralmente, Higuaín che tira e Mario Mandžukić, Cuadrado invece ci vuole pensare su, il pallone che viaggia nelle retrovie dei campioni d'Italia, Rugani che lo controlla, siamo al minuto 25 nel corso del primo tempo, Massimiliano Allegri che si sforza nel dare istruzioni ai propri giocatori in campo, la Juventus è in vantaggio per 2-1, la successione delle reti all'ottavo Perizza, l'autorete al 14esimo di Samir e poi al 21esimo il gran gol di Khedira, poi vediamo Mandžukić anticipato all'ultimo momento, calcio di rigore, vediamo cosa succede, sembra aver assegnato il calcio di rigore l'arbitro, ha indicato il dischetto chiaramente Doveri, poi però tutti si allontanano, evidentemente ha fischiato un calcio di punizione in favore dell'Udinese per la posizione di fuorigioco forse della giocatore croato, ma sinceramente ci sembra qualcosa che deve essere in qualche modo analizzata meglio, perché non era in fuorigioco Mandžukić, non è stato lui a toccare la palla, semmai si tratta di calcio d'angolo nella migliore delle ipotesi, perché il difensore che noi abbiamo visto ci sembrava aver toccato per ultimo il pallone, l'arbitro che adesso sta parlando con Ali Adnan e con Mandžukić, attenzione, cioè sono due gialli e un rosso per Mandžukić, attenzione, rosso per Mandžukić, cartellino rosso per Mandžukić, allora ha alzato il cartellino giallo il direttore di gara all'indirizzo dei due giocatori, poi però evidentemente si è reso conto che Mandžukić deve aver detto qualcosa, non ci sono altre spiegazioni, perché è partito un altro giallo, anzi è partito il rosso diretto, a quel punto c'è stata una discussione accesissima all'interno dell'area di rigore, noi andiamo a riepilogare quanto accaduto, ma evidentemente è una cosa della quale si discuterà molto nel corso di questa partita, cross di Higuaín da destra, pallone al centro dell'area di rigore, Mandžukić che termina a terra, l'ultimo tocco è forse di un difensore dell'Udinese, il pallone che finisce sul fondo, l'arbitro che fa cenno, indica il dischetto, ma in realtà forse aveva indicato il punto da cui doveva ripartire l'azione per un calcio di punizione o per una rimessa al fondo in favore della Juventus, poi va in qualche modo, visto che Mandžukić si lamentava di un presunto, di un eventuale colpo subito appunto dal difensore dell'Udinese, va a verificare di che cosa si trattava, ci sono lì Adnan e lui, c'è il cartellino giallo per il difensore dell'Udinese, c'è il cartellino giallo per Mandžukić, ancora conciliabolo, ancora parole, Doveri estrae decisamente il cartellino rosso dal taschino e manda fuori dal campo proprio Mario Mandžukić al 26esimo e quindi Juventus che è in vantaggio per 2-1 ma è in svantaggio numerico sul campo per l'espulsione di Mario Mandžukić, ora Massimiliano Allegri si infuria con qualcuno in mezzo al campo, è partita che ripetiamo doveva essere sicuramente non una passeggiata per la Juve ma certamente assai meno laboriosa di quello che si sta dimostrando all'interno del terreno di gioco, perché siamo al 28esimo, la Juve che era andato sotto ha ribaltato la situazione, conduce per 2-1 ma c'è stata l'espulsione di Mandžukić, evidentemente nel corso dell'intervallo, gentili ascoltatori, cercheremo anche di capire qualcosina di più rispetto a ciò che è accaduto, mentre attenzione che Fofana perde palla, la Juve che adesso serra le file, prova a ripartire, guadagna una rimessa laterale grazie all'esperienza di Sami Khedira, con Massimiliano Allegri che adesso si sgola nel tentativo di dare istruzioni ai propri giocatori in campo, vediamo come vanno a mettersi sul terreno di gioco, evidentemente con un 4-4-2, con un 4-4-1, se Dybala
andrà ad appoggiare la zona centrale del terreno di gioco. Se Gonzalo Higuaín sarà l'unico attaccante, vedremo se sarà effettivamente così o se la Juve potrebbe giocare a tre in difesa, vedremo con chi poi, ma a questo momento ci sembra che Lichtsteiner rimangano sulla linea arretrata della formazione campione d'Italia, formando quindi un pacchetto arretrato a quattro, ma sono tutte questioni che cercheremo di analizzare con la proseguire dei minuti, col passare dei minuti. Ne sono passati evidentemente 29 nel corso del primo tempo, il parziale premia la Juve che è in vantaggio per 2-1, la Juve però che gioca in 10 uomini, continua a piovere in maniera leggera ma altrettanto fitta su Udine, la temperatura è praticamente invernale, insomma l'inverno a queste latitudini è già iniziato, molto diverso il clima ieri sera per esempio a Napoli, al San Paolo, dove il clima era di primavera inoltrata. Intanto Cuadrado va forse a guadagnare una rimessa laterale, vedremo se effettivamente sarà così. Si fanno sentire i tifosi della Dacia Arena, ovviamente tantissimi, sono anche quelli della Juventus, probabilmente anche in maggioranza, chi lo sa, ne abbiamo visti tantissimi esultare non solo nel settore loro riservato alla nostra destra ma anche in tutto lo stadio, segno evidente che la signora anche da queste parti è molto molto seguita e molto amata. C'è la rimessa laterale in fuori dell'Udinese, ancora con Samir, da fronte difensivo sinistro dello schieramento di Gigi Del Neri. Siamo alla mezz'ora nel corso del primo tempo, la Juventus che conduce per 2-1, la Juventus in inferiorità numerica, attacca Danilo centralmente, ha molti metri a disposizione, vanno a rintanarsi all'interno della loro metà campo degli uomini di Allegri, vediamo che Dybala sì, va a fare praticamente il centrocampista assieme a Cuadrado, da Pjanic e a Khedira, e rimane più avanzato proprio Gonzalo Higuaín, questo nel tentativo ovviamente di dare equilibrio ad una squadra che dovrà far fronte all'espulsione di Mario Mandzukic. Io credo che a quel punto sia stato un rosso diretto, non c'è stato il secondo giallo, qualche parola di troppo del croato che non ha tenuto forse a freno la lingua, e il carattere è quello che è, sanguigno. Se le cose sono andate effettivamente così ve lo sapremo dire magari all'inizio del secondo tempo in maniera più precisa. Va Fofana da sinistra, anzi si trattava di Samir, il pallone troppo lungo per lui, indirizzato lì da Maxi Lopez, termina oltre il fondo e quindi la rimessa in fuori della Juventus, i minuti sul cronometro che sono 31 nel corso del primo tempo a Udine. La Juve è in vantaggio per 2-1 e la linea può tornare a Verona per il volley. Corner in favore dell'Udinese, saltano in molti, il pallone che rimane in area, addirittura Higuaín che lo controlla portandolo fuori dai suoi 16 metri, innescando di fatto il contropiede della formazione campione d'Italia. C'è Cuadrado a destra, c'è l'Udinese che è andato immediatamente a coprire gli spazi, pallone che filtra in mezzo a due giocatori friulani, finisce su Lichtsteiner attaccato alle spalle da Fofana, finirà sul cattino dei cattivi, crediamo anche lui, non si tratta di Fofana bensì di Samir se non andiamo errati. Così è infatti, cartellino giallo per l'esterno brasiliano, i minuti sul cronometro sono 32 nel corso del primo tempo, la Juventus è in vantaggio per 2-1, la Juventus in 10 uomini, lo abbiamo più volte ribadito, con l'espulsione di Mario Mandzukic, ci sembra per proteste, non vi possiamo essere precisi gentili ascoltatori, e dalla nostra postazione è successo tutto in maniera abbastanza strana, particolare, gran conciliabile in area di rigore dove lì era finito a terra Mandzukic nel contrasto con un avversario, si trattava di Annani, due sono stati ammoniti perché evidentemente si erano detti qualcosa di troppo, poi l'arbitro nella mischia diciamo così che si era creata, del resto comunque è molto pacifica, è andato a estrarre il rosso per il giocatore croato, messo giù ora proprio da Liagnan Alessandro, rischia molto dobbiamo dire l'esterno dell'Udinese perché è stato proprio poc'anzi ammonito nell'episodio che rischia di condizionare in qualche modo tutta questa partita, l'arbitro che ha concesso il semplice calcio di punizione alla formazione campione d'Italia, calcio di punizione che partirà dal settore di sinistra con Milan Pjanic che andrà ad occuparsene, e interno del piede destro e traiettoria rientrare rispetto alla porta, difesa da Bizzarri, minuti sul cronometro 33, il 2-1 in favore della Juventus, una Juventus che deve soffrire questa sera qui alla Dacia Arena perché è una Juventus che gioca in 10 contro 11, c'è Dybala sul pallone, si allontana l'argentino e allora rimane solo lì 1005 Miralem Pjanic che adesso sistema con cura il pallone sul punto di battuta, siamo dalla zona sinistra del campo praticamente da una posizione a metà strada tra la bandierina del corner e il vertice destro dell'area di rigore della Udinese, quindi andrà con il traversone a rientrare Pjanic, il pallone in mezzo teso, lo allontana Alfredson, lo controlla Cuadrado all'indietro per Lichtsteiner senza correre rischi per Buffon, ben al di fuori della sua area di rigore, l'estremo difensore capitano della Juve che calcia con il destro in profondità, Cuadrado non riesce a raggiungere la sfera, va Samir in acrobazia, Perisic che aspetta il rimbalzo una volta di troppo e così Rugani che gli mette palla fuori dal perimetro di gioco e quindi rimessa laterale l'Udinese che può ripartire, ora palla al piede con Alfredson in posizione di mezzo sinistro, tocca corto per Fofana, sempre più padrone della linea mediana, il numero 6 allarga per De Paul,
Pirlo, che in quella zona del terreno di gioco si trova un po' mal partito, lui probabilmente amerebbe magari spostarsi più centralmente. Buono il suo traversone in mezzo, attenzione con Janko con il sinistro, miracolo di Buffon, Janko da pochi metri, il pallone sul fondo. Udinese pericolosissima, è vicina al gol del pareggio con il numero 14. Gran giocata di De Paul, che ha quindi sfruttato le sue capacità di indirizzare il pallone verso il compagno di squadra da posizione molto decentrata, col collo esterno sinistro da sinistra. Janko, dopo aver fermato il pallone con il petto, ha colto di controbalzo la sfera e ha quindi diciamo così esaltato i riflessi di Buffon sulla respinta corta dell'estremo difensore della Juve. Janko è andato con il destro ma ha spedito ben oltre la traversa della formazione campione d'Italia. Scivola Alexandro, forse viene atterrato, cioè il calcio di punizione fuori dalla Juve. Alfredson non protesta, ma l'impressione è che il brasiliano fosse scivolato. L'arbitro, che però ha visto evidentemente la carica del giocatore friulano ai danni del terzino della Juve, ha comandato il calcio di punizione fuori dalla formazione di Allegri. Il lancio di Pjanic sulla destra per Cuadrado è troppo lungo, il pallone che finisce fuori. Il minuto sul cronometro, che è il 35esimo, una fase calda della partita. L'Udinese è sotto di un gol, ma è in vantaggio di un uomo. La Juve che conduce per 2-1, la Juve che gioca in 10 per la espulsione di Mario Mandzukic, con il pallone che ora ha giocato da Danilo sulla corsia di destra, si fa vedere a Hernan che è tutto mancino, tocca infatti il pallone con il suo piede preferito e poi lo appoggia lì dietro sempre per Danilo, il quale scambia in orizzontale Neutnik, che poi vede sul settore di sinistra il solito Janko. Janko e De Paul, che sono di fatto due mezzali, giocano larghe accanto alle fasce e laterali nel 4-4-2 e di Gigi Del Neri, anche se sono portate naturalmente ad accentrarsi. Il lancio per Hernan è veramente imprendibile e Danilo sbaglia la traiettoria del pallone, nulla di fatto. Buffon che poi padronizza della sua era. 36esimo in corso ad Udine, Juventus 2 Udinese 1 Verona. Siamo al 37esimo, Udine non cambia il parziale, la Juventus è sempre avanti di un gol, quello che tiene la squadra in vantaggio sulla formazione di Gigi Del Neri, quello segnato da Sammy Khedira. Juventus in vantaggio quindi per 2-1, Juventus che sta stringendo i denti, gioca in 10, Udinese che attacca, lo fa in maniera molto convinta, molto decisa, molto determinata. Nella tre quarti campo avversaria se ne sono resi conto i tifosi della Dacia Arena, i tifosi della squadra di casa, che stanno veramente spingendo la formazione friulana all'impresa di andare ad attaccare la porta di Gigi Buffon, salvata proprio da Gigi Buffon poc'anzi dalla conclusione dell'avvicinata di Janko. Ora Dybala prova ad andarsene, termina a terra nel contrasto con Ali Adnan, un contrasto assolutamente fortuito, assolutamente regolare, rimessa con le mani affidata all'Udinese. Ali Adnan in mezzo per Neutink, l'olandese scambia corto con Alfredson nel cerchio centrale del campo, avanza lui prima di mettere la sfera tra le linee, De Paul di prima, Perisa di prima per Ali Adnan che attacca è da destra, deve mettere palla sul sinistro, il cross in mezzo, la respinta di Giorgio Chiellini, prova a girarsi Higuain, Alfredson è più reattivo, Fofana al limite, triangola, non è di ritorno troppo lungo, Juventus che può ripartire, tacco di Dybala, non ci arriva che dire, ci arrivano i giocatori di casa tra gli applausi del pubblico della Dacia Arena, spingono ancora il piede sull'acceleratore in questo finale di frazione. Siamo al 38esimo nel corso del primo tempo, la Juventus è in vantaggio per 2-1, Juventus costretta però nella prima tre quarti di campo in inferiorità numerica. C'è Alfredson che organizza questo tempo offensivo per la sua squadra, distribuisce a destra all'indirizzo di Danilo che tocca il pallone per un paio di volte con la suola dello scarpino prima di andare da Neutink, da questi sul settore di sinistra per Samir, anche lui mancino pieno, così come del resto Ali Adnan dalla parte opposta. E questa l'emergenza tattica che è stato costretto in qualche modo Gigi Del Neri. Ancora il lancio per Samir, il colpo di testa di Rick Schneider che mette il pallone oltre il perimetro del gioco e quindi fallo laterale. Si lamenta nuovamente Samir, ma certo non può rimanere sempre a terra questo ragazzo che a ogni contrasto lamenta colpi proibiti. Il pallone in mezzo con la girata ad opera di Perizza, se non andiamo errati, il pallone che finisce sul fondo, molto molto bravo Perizza, l'autore del gol che ha aperto la partita, che ha aperto le marcature, che ha sbloccato il punteggio all'ottavo minuto della frazione di gioco in uno splendido contropiede con la palla rubata da Fofana, azionato immediatamente Maxi Lopez, la sfera sulla corsia di sinistra per Perisic che è entrato in aria, ha finto di sterzare verso il centro, invece poi è andato sull'esterno con una gran diagonale di sinistra, ha beffato Gigi Buffon. Ci sono state le due reti della Juve, l'autogol di Samir, un colpo di testa perfetto dall'interno della sua area di rigore a seguito di un corner battuto dalla Juve, c'è stato il gran gol di Sami Khedira in finale a concludere un'azione di contropiede meravigliosa della Juve organizzata con grande sapienza tecnica dai giocatori di Massimino Allegri. Ora si lamenta Janko perché a suo dire era stato ostruito nell'azione, nel tentativo di recupero palla, dalla malizia di Cuadrado, l'arbitro che ha concesso il calcio di punizione invece alla Juventus per la pressione evidentemente troppo irruenta del giocatore friulano ai danni del colombiano.
colombiano della Juventus. Siamo al 40esimo nel corso del primo tempo, la partita è bella, è viva, è emozionante, ci sono opportunità da una parte e dall'altra, ci sono soprattutto le condizioni per appunto raccontare l'emozione agli ascoltatori che staranno seguendo su Radio 1 Rai il racconto di questo primo posticipo della nona giornata del campionato di calcio di Serie A. Stasera allo Stadio Olimpico di Roma, lo ripetiamo, alle 20:45 sarà la volta della Lazio. Aspettare le Cagliari di Rastelli sicuramente non in buone acque, una Lazio che viaggia invece a 100 all'ora, vedremo come andrà a finire la sfida dell'Olimpico, mentre attenzione che il gioco è ripreso, che l'Udinese ha riconquistato il pallone, Maxi Lopez lo difende nell'attacco di Chiellini, da ad Alfredson ha girato quadrato, certo che la Juve ci sta mettendo come di consueto tantissima voglia, tantissima determinazione sul campo, ora che c'è bisogno proprio di quelle armi per far fronte all'inferiorità numerica e per mantenere il vantaggio Lucani sull'attacco di Perez, da sulla destra all'indirizzo di Lixani, il quale guadagna una rimessa laterale sulla pressione operata ai suoi danni ad opera di Savir. Siamo esattamente al 41esimo minuto del corso del primo tempo, da Sciarena di Udine, Udinese 1 Juventus 2, Juventus in 10 uomini, linea che può tornare al volley a Verona ad Antonello Brughini. Udine, Francesco Repice. Grazie Brughini, siamo al 42esimo, la Juventus conduce per 2-1, la Juventus in 10, l'Udinese che attacca con Fofana nella posizione di mezzo sinistro, si fa vedere Yankto, prova ad evitare la guardia di Quadrato che si sta veramente spremendo nelle due fasi, quella difensiva e quella poi di ripartenza quando la Juve ha l'opportunità di appunto attaccare la metà campo avversaria. Il possesso palla però è friulano sulla corsia di destra con Ali Adnan, da questi a Danilo, parte il tocco in verticale, Maxi Lopez palla alla porta, al limite arriva De Paul, prova la conclusione, poteva diventare forse un lancio sull'estremo settore di sinistra per Yankto, che invece si è fermato letteralmente sui blocchi, non ha inseguito il pallone, pallone che è finito fuori dal terreno di gioco, all'altezza addirittura della bandierina del corner per una rimessa laterale che la Juve andrà ad operare dalla fronte difensivo destro del suo schieramento con Stefan Lichtsteiner, che studia il piazzamento dei compagni di squadra, ne trova uno in Pjanic, lo scambio tra i due, lo svizzero che allontana cercando e trovando Higuain, il colpo di testa però è quello di Neuting, si avvicina anche Alfredson, riesce a difendere il pallone sulla fascia sinistra, si accentra al vertice, può partire il traversone per Perez, Chiellini che riesce ad allontanare, poi per l'Udinese che ringhia sempre con Alfredson, Higuain che si fa sentire in chiave difensiva, è fortunato nel rimpallo, è forte in quel contrasto Fofana, l'arbitro che arresta l'azione ha visto qualcosa di irregolare, evidentemente Fofana ha messo il piede a martello cercando di conquistare il pallone, di strapparlo dai piedi e degli avversari, in particolare proprio di Semih Kedira, autore della rete, che sta mantenendo in vantaggio la Juventus, una Juventus che però soffre visto che sotto di nuovo per l'espulsione di Mario Mandzukic, attenzione alla Juve ora sulla settore di destra, Quadrato, Lichtsteiner può partire il traversone, arresta la sua corsa lo svizzero, alle sue spalle nuovamente il numero 7 che vuole mantenere palla tra i piedi dei suoi compagni di squadra, Rugani segnatamente che gioca alle sue spalle, che dire addirittura per Gigi Buffon, tutta l'esperienza della Juve, la sagacia tecnica, la capacità tattica di gestire la partita, di interpretarla nel momento, ripetiamo, di difficoltà, visto che siamo alla 44esimo, che sta per iniziare il 45esimo, che ci sarà evidentemente qualcosa da recuperare ed evidentemente la Juve dovrà stringere i denti perché sotto di nuovo ormai da molti molti minuti è stato espulso Mario Manzo, che ce lo ricordiamo ancora, un suo rosso diretto ci è sembrato il suo indirizzo dopo che era stato estratto un cartellino giallo, crediamo per proteste. Intanto Samir da sinistra, parte il cross in mezzo secondo palo, De Paul che aggancia il pallone di fronte a Alessandro, va verso la linea di fondo, vorrebbe attraversare, eccolo che parte, schiaccia il pallone lontano Pjanic, poi arriva Higuain ad anticipare Fofana ma a concedere la rimessa laterale all'Udinese che si mantiene in zona d'attacco con Ali Adnan dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento, pallone all'indietro per Danilo, insegue tutti Higuain, ora sconfortato perché praticamente da solo a portare pressing sui portatori di palla avversari, lancio di Alfredson a sinistra, anzi a destra per Ali Adnan che il problema di mettere il pallone sul sinistro, ci riesce col cross, la girata, miracolo di Buffon ancora su Yankto che prova ad andare via a Quadrato con un gioco di prestigio, Quadrato che non molla il pallone, la sfera che finisce fuori, il calcio di punizione fuori della Juve, il numero uno dei numeri uno, gentili ascoltatori, Gigi Buffon ancora una volta lui protagonista, questa volta con i piedi, sempre su Yankto, due conclusioni della maglia numero 14 dell'Udinese neutralizzate con grandissima classe dal portiere della Juventus, dal capitano della Juventus, dal capitano della nazionale, dal numero uno dei numeri uno, da Gigi Buffon. Due minuti di recupero qui al termine del primo tempo, terremo quindi la linea prima poi di cederla
ad Antonello Broghini per il racconto della sua partita, la Superlega di volley a Verona tra Verona e Perugia, la rincorsa di Gigi Buffon a battere questo calcio di punizione poco al di fuori dei propri 16 metri, il pallone nella metà campo avversaria con Neutink che lo fa suo, lancia con il piede sinistro in profondità e partito Parizza cerca la chiusura, Rugani si accontenta di mettere palla in fallo laterale, si andrà avanti fino al 47esimo per effetto dei due minuti, ripetiamo, concessi di recupero dal direttore di gara, il signor Doveri della sezione di Roma 1, Alfredson sposta il gioco sul settore di destra, Ali Adan ferma palla, poi la cede per De Polla che avanza, punta Alexandro, potrebbe andare al cross, eccolo che parte, arriva Rugani a chiudere la diagonale, a mettere in fallo laterale anticipando nettamente e creiamo proprio Perizza, ci sono due palloni in campo, quello di troppo deve essere allontanato, ma scorrono anche i secondi sul cronometro, sono 46 minuti, un giro di lancetta al termine del primo tempo con l'Udinese che attacca, con la Juventus che prova a stringere i denti, con Gigi Buffon che si esalta sulle conclusioni di Anto, con De Paul che mette in mezzo un pallone irraggiungibile per Perizza, con Cuadrado che cerca di raggiungerlo, lo tiene lì in campo, poi lo perde, vediamo cosa succede, che la rimessa laterale è fuori dell'Udinese che si mantiene in zona d'attacco da sinistra, Alfredson potrebbe andare al traversone, eccolo che parte, deviato un paio di volte, Maxi Lopez, Buffon, ancora lui, ancora Gigi Buffon con la manona a sinistra a tenere là la palla che ballonzola sulla linea di porta e viene allontanata da Alexandro. Ecco qua, quando tutti parlano del portiere della Juventus mentre termina a terra Pjanic, forse attaccati regolarmente da Fofana, si è rialzato per il numero 5, la Juventus è già dalla parte opposta, insomma le critiche per Gigi Buffon arrivano forse sempre nel momento meno adatto, magari non aveva effettuato, non aveva regalato qualche prova scintillante in nazionale, ma eccolo qui a far capire chi è ancora il numero uno dei numeri uno in Italia e forse non solo in Italia. Intanto attenzione a Paulino Dybala che tiene palla lì all'altezza della bandiera del corner proprio nel momento in cui il direttore di gara manda le squadre agli spogliatoi, è stato un primo tempo bellissimo ed emozionante, gentili ascoltatori, la Juventus è in vantaggio per 2-1 sull'Udinese, aperto le marcature Perizza, il pareggio con autorete di Samir, poi il gol di Khedira, poi l'espulsione di Mandzukic, poi i miracoli di Gigi Buffon sulle conclusioni di Anto e di Maxi Lopez, è finito il primo tempo, la Juve conduce per 2-1, la Juve in inferiorità numerica. Noi cediamo la linea a Verona per il Super Bowl, per la Superlega di volley Antonello Broghini. Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con la Dacia Arena di Udine, siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo del secondo dei posticipi, anzi del primo dei posticipi della nona giornata del campionato di calcio di Serie A. La Juventus è in vantaggio sull'Udinese alla fine del primo tempo per 2-1, la Juventus che è sotto di nuovo per l'espulsione di Mario Mandzukic per proteste, quindi comportamento non regolamentare all'altezza del 26esimo minuto, le reti che hanno segnato la prima frazione di gioco, ha aperto le marcature Perizza per l'Udinese, il pareggio dopo 6 minuti della Juventus per l'autorete di Samir e poi il gran gol di Sammy Khedira al 21esimo, che abbiamo detto dell'espulsione, vi dobbiamo anche tre parate bellissime di Gigi Buffon che hanno salvato la porta dei campioni d'Italia. Possiamo tornare ora a Verona per la Superlega di volley di Antonello Broghini, Verona Perugia. E allora nuovamente collegati con la Dacia Arena, gentili ascoltatori, iniziato il secondo tempo da 30 secondi, la Juventus conduce per 2-1, la Juventus che è sotto di nuovo l'espulsione, vi confermiamo, per proteste e comportamento non regolare di Mario Manzo, che c'è all'altezza del 26esimo, un episodio discusso all'interno dell'area di rigore friulana con Ali Adnan e lo stesso Mario Manzo che entrano in rotta di collisione su un pallone che arrivava da destra ad opera di Gonzalo Higuain, l'arbitro che assegna la rimessa dal fondo, quindi non il calcio di rigore, nemmeno il calcio d'angolo come forse sarebbe stato più opportuno, poi le proteste entrambi i giocatori, qualcosa di più da parte del croato che è stato mandato anzitempo negli spogliatoi, attenzione Fofana che si muove e scarica il sinistro ribattuto da Chiellini, attacca da sinistra verso destra la Juventus in questo secondo tempo, Juventus che ripetiamo è in 10 uomini, non sono cambiati gli uomini e quindi gli schieramenti e le formazioni tra un tempo e l'altro, si sono presentate le squadre con i medesimi effettivi che hanno disputato la prima frazione di gioco, eccezione fatta naturalmente per Mandzukic che è rimasto negli spogliatoi ovviamente dal 26esimo del primo tempo, la Juve che conduce per 2-1, ma la Juve che deve difendersi ora dalla pressione friulana, c'è un calcio di punizione da destra per atterramento di De Paul opera di Paulino Dybala che si sta spremendo anche in una fase di interdizione a lui non esattamente propria o non esattamente nelle sue caratteristiche, ma si sta disimpegnando, dobbiamo dire, con buon costrutto anche in questa fase della partita, in questa fase del gioco, il numero 10 argentino, calcio di punizione che verrà battuto proprio da De Paul, vedremo, scavalca il pallone Janto, palla attraverso l'inverno del numero 10, Danilo è solo e l'Udinese pareggia,
con Danilo, esattamente al minuto 3 nel corso del secondo tempo, anzi al secondo minuto esatto del secondo tempo, ha pareggiato l'Udinese, ha pareggiato Danilo. Questa volta la linea difensiva della Juve è stata scoperchiata dal calcio di punizione sapiente di De Polla da destra, con l'interno del piede destro, la traiettoria di uscire rispetto alla porta difesa da Buffon, il pallone nel cuore dell'area di rigore della formazione campione d'Italia, è arrivato Danilo a schiacciare di prepotenza tu per tu con Buffon, e ci sembra che la posizione del giocatore friulano fosse assolutamente regolare, e quindi pareggio della Udinese, partita ricchissima di episodi, ricchissima di emozioni, ricchissima anche di gol, una partita che farà discutere evidentemente. Adesso siamo sul 2-2, ha pareggiato Danilo, c'è però attenzione, attenzione, perché evidentemente il direttore di gara vuole vederci chiaro, vuole sentire qualche suggerimento che sta arrivando chissà da dove, no? È confermato il gol, siamo sul 2-2 e quindi anch'io avevo avuto netta l'impressione, per quello che può contare, che al momento in cui era partita la traiettoria di De Paul, Danilo si trovasse ben arretrato rispetto alla linea difensiva della Juve, commette fallo Alfredson, i danni di Pjanic che si arrabbia un po', vorrebbe il cartellino giallo ai danni del centrocampista friulano, semplice calcio di punizione per la Juve che attacca da sinistra, ora con Alessandro, redisce immediatamente la formazione campione d'Italia, prova Alessandro a mettere un pallone in mezzo al limite dell'area di rigore per Dybala che gli veniva in contro, viene chiuso il suo tentativo con la difesa della Udinese che si rifugia in fallo laterale, ancora Dybala all'indietro per Chiellini, in posizione di alla sinistra c'è il numero 10 argentino che evita De Paul, lo mette giù, ancora un calcio di punizione, si arrabbiano i giocatori della Juventus, segnatamente Miralem Pjanic che ogni fallo che subisce un suo compagno di squadra, gli stesso va immediatamente dal direttore di gara a chiedere, a cercare cartellini gialli, allora Perizza gli si è fatto davanti a brutto muso e gli ha detto beh adesso stai calmo, c'è l'arbitro che decide, non devi certamente essere tu a chiamare le punizioni o le ammonizioni. Siamo al quinto minuto nel corso della ripresa, 2-2 il parziale tra Udinese e Juventus in questo affascinante ed emozionante primo posticipo della nona giornata del campionato di calcio di Serie A. Ovviamente Miralem Pjanic sul pallone dall'estremo settore di sinistra, circa 7-8 metri rispetto al vertice destro dell'area di rigore friulana, con l'interno del piede destro, la traiettoria rientrare rispetto ai pali della porta, difesa da Bisarri con l'unico uomo in barriera per l'Udinese, si tratta del giovanissimo Perizza che ha aperto le marcature di questo confronto, parte Pjanic, pallone in mezzo, allontana proprio lì a Nanna la rincorsa del pallone, Lichtsteiner di testa per Quadrado dalla corsia di destra, prova a saltare un avversario, entrano veramente in rotta di collisione i due in maniera molto molto violenta, l'arbitro che arriva con un cartellino giallo evidentemente all'indirizzo del giocatore friulano, dovrebbe trattarsi di Jankto, ma io credo che in questo caso lo scontro sia stato del tutto fortuito e che non ci siano stati falli, e poi vediamo cosa succede. Succede che l'arbitro va verso la panchina di Del Neri come a dirgli non tirare fuori i cartellini gialli perché qua non c'è stata intenzione di fallo, anzi è stato espulso anche Gigi Del Neri, questo per dirvi il clima emotivo in cui si vive e questa partita, vale la pena tenere la linea qualche secondo in più per capire quale sarà la decisione del direttore di gara, se vorrà evidentemente andare ad ammonire il giocatore dell'Udinese che forse ha subito anche un colpo in faccia dallo stesso Quadrado, gli era andato incontro praticamente senza guardia e poi è stato colpito, ripetiamo, dovrebbe trattarsi proprio di Perizza, ancora del centravanti della formazione di casa che ha aperto la partita e poi è stato colpito dal gomito in maniera tutto involontaria anche in questa occasione da Quadrado, ma forse non aveva commesso fallo, fatto sta che l'arbitro ha comandato il calcio di punizione in favore della Juve e ha arrestato il gioco per verificare evidentemente le condizioni dell'attaccante friulano, ha estratto il cartellino giallo per appunto segnare il suo numero, il suo nome, la sua maglia sul tacchino dei cattivi, è una notizia che vi confermiamo, c'è il calcio di punizione in favore della Juve, siamo al settimo minuto nel corso della ripresa, 2-2 in parziale, ma teniamo ancora linea perché evidentemente seguiremo gli sviluppi e vi racconteremo gli sviluppi di questo calcio da fermo sul pallone piazzato a circa una dozzina di metri rispetto al limite dell'area di rigore della Udinese, molto decentrato a destra, ci sono come di consueto Dybala e Pjanic, vedremo chi dei due andrà a scodellare la sfera al cuore, nel cuore dei 16 metri friulani, se con l'interno del piede sinistro la traiettoria a rientrare, quindi Dybala, se invece con il verso opposto il numero 5 bosniaco Miralem Pjanic, sembra lui aver preso la rincorsa e due uomini in barriera per l'Udinese, adesso l'Udinese in inferiorità, anzi 10 uomini, parte il traversone, la rete della Juve, ha segnato Stefan Lichtsteiner, forse proprio lui, il numero 24 ha colpito di testa Rugani, chiediamo scusa,
Matteo Rugani ha portato nuovamente in vantaggio la Juventus, esattamente al minuto 7 nel corso della ripresa, e abbiamo fatto bene a tenere la linea perché proprio nel momento in cui è partito questo calcio di punizione è arrivata l'incornata di Rugani, precisa, imparabile per il portiere Pizarri. La Juventus, seppur in 10 uomini, è nuovamente in vantaggio, ora conduce per 3-2, partita bellissima la Dacia Arena, noi possiamo tornare a Verona. Udine, Francesco Repice. Grazie Brughini, la Juventus conduce per 3-2, siamo nel nono minuto, nel corso della ripresa l'incornata di Rugani, la Juve in 10 uomini, Del Neri anche espulso, l'Udinese che attacca nuovamente Rugani a pulire la sua area di rigore con un intervento in acrobazia, la sfera che finisce fuori al campo, la rimessa laterale fuori della formazione di casa che evidentemente continua a spingere fortissimo il piede sull'acceleratore, Massimiliano Allegri scatenato, l'Udinese che invece evidentemente è affidata al secondo di Gigi Del Neri, l'Udinese che spinge centralmente Fofana, si libera al destra. Ora lì Annan non viene servito, Danilo troppo corto per De Paul, termina a terra Paolo Dybala, poi recupera la posizione verticale, guadagna il pallone, con esso il calcio di punizione che gli assegna il direttore di gara, il signor Doveri della sezione di Roma 1, calcio di punizione che la Juventus adesso andrà a battere dall'interno della propria e tre quarti campo, lo sviluppo di una partita veramente appassionante ed emozionante. Gentili ascoltatori, con la Juventus che ripetiamo in 10 uomini, con la Juventus che nel finire del primo tempo ha dovuto far salire in cattedra il numero uno dei numeri uno, Gigi Buffon, in tre occasioni a dir poco decisivo sulle conclusioni di Janto, e attenzione, Dybala in area, viene messo giù all'ingresso proprio dei 16 metri e quindi finisce sul taccuino dei cattivi anche Danilo, e poi il calcio di posizione fuori della Juve era andato via in maniera prepotente grazie a una classe e una frequenza di passo, Paulino Dybala dalla posizione di ala sinistra all'avversario, al capitano dell'Udinese che aveva segnato al secondo minuto della ripresa il gol del parziale pareggio, è arrivato come detto il gol di Rugani, e ora Juventus nuovamente lì a cercare di sfruttare questo calcio piazzato, questa è palla inattiva da sinistra di Bala, vediamo se con l'interno del piede sinistro la traiettoria di uscire rispetto alla porta difesa da Bizarri o piuttosto Pjanic con l'interno del piede destro la traiettoria opposta o forse direttamente verso la porta avversaria, infatti dopo un breve conciliabolo il numero 5 ex Roma si fa concedere il pallone, la posizione è a dir poco decentrata, è a metà strada tra il lato corto e il rigore e la linea di fondo, forse più verso la linea di fondo da sinistra, praticamente attaccata all'ingresso dell'area di rigore, sta per partire Pjanic, parte il suo tiro in porta, c'è una deviazione, c'è la sfera che finisce sul fondo, il calcio d'angolo in fuori della Juventus che si mantiene in zona attacco, eccolo qui il carattere, la forza, la determinazione della Juventus che viene sospinta dalle sue migliaia di tifosi anche qui in trasferta ad Udine, tifosi che vedono una squadra lottare nonostante le difficoltà, nonostante un Udinese veramente importante come forse non era mai stata nel corso di questo torneo, forse anche sfruttando l'inferiorità numerica dell'avversario, ma è la Juventus che ovviamente nelle difficoltà si esalta come sta dimostrando la formazione di Massimino Allegri, il cross in mezzo alla girata di Chiellini che viene murata, il tentativo di ripartenza ad opera dell'Udinese, Lichtsteiner ultimo uomo mette palla giù con il petto, poi sbaglia il passaggio e allora l'Udinese che riparte dalla parte opposta, c'è Buffon che da libero aggiunto va a chiudere, a sbarrare la strada a Masi Lopez, a spedire palla in fallo laterale, anzi a Janto, a mettere il pallone fuori dal perimetro di gioco, attacca l'Udinese a destra, Fofana, c'è Chiellini in vantaggio, prova a girare in avanti, ci riesce, e per Alessandro, poi il disimpegno della Juve con Pjanic che alza lo sguardo, vede libero Cuadrado dalla parte opposta, saltato di slancio l'avversario, il lancio per la sovrapposizione a destra di Gonzalo Higuain che si avvicina al vertice dell'area di rigore, il Pipita punta l'avversario, mette dalla parte opposta Dybala, prova ad arpionare un pallone lunghissimo, non ci riesce nonostante lo sforzo, la sfera che finisce fuori era completamente solo Dybala, partita meravigliosa. Ora la Dacia Arena di Udine, siamo al 13° nel corso della ripresa, la Juventus è in vantaggio per 3-2, la Juventus è sotto di nuovo per l'espulsione al 26° del primo tempo di Mario Mandzukic, la linea che può tornare a Verona per la Superlega di Volley. Udine, Repice. C'è il calcio di punizione fuori dalla Juventus, è stato ammonito anche Alfredson per l'azione irregolare ai danni di un giocatore del campione d'Italia, si trattava di Sammy Khedira, Landucci il secondo delle leghe è andato a gridare contro Lichtsteiner, parte in cross al secondo palo, Rugani ancora lì, la girata, la rete della Juventus, ancora Sammy Khedira per il 4-2, eccola qui la formazione campione d'Italia, eccola qui
la squadra che riesce nelle grandi difficoltà ad esaltarsi e a ribaltare tutto a proprio favore. Questa volta Rugani era arrivato all'altezza del secondo palo, era svettato di testa, si era alzato, non è riuscito a direzionare verso la porta, ma il pallone poi si è adagiato sul destro dopo un rimbalzo di Sammy Khedira che ha fatto perno sul piede sinistro e ha girato. Ci sono da rivedere evidentemente delle cose in fase di partenza di questo calcio di punizione, ci sembravano almeno degli uomini con la maglia gialla perlomeno in linea, forse qualche cosina al di là della linea difensiva e della Udinese. Tuttavia l'arbitro adesso sta parlando con Chiellini, sta parlando con Sammy Khedira, vediamo se si tratta di VAR, vediamo se c'è qualcosa da attendere. No, ci sembra che il gol sia stato convalidato e quindi al 14° la Juventus è sotto di un uomo, sì, ma in vantaggio di 2 gol, conduce per 4-2. È stato un inizio di ripresa, sono stati 14 minuti veramente ad altissimo contenuto emotivo, caratterizzati, segnati, scanditi dalla rete di Danilo che aveva portato l'Udinese in pareggio, poi il doppio colpo della formazione campione d'Italia con Rugani prima e con Khedira poi, tante proteste, tante azioni da rivedere, insomma una partita che sembra non finire mai, infatti sta continuando con l'Udinese che ovviamente non si dà per vinta, Udinese che deve fare a meno del suo allenatore in panchina, espulso anche lui come Mario Mandzukic, assenza sicuramente più pesante rispetto a quella patita dalla squadra di Massimiliano Allegri, e comunque c'è il secondo di Gigi Del Neri che sta cercando di dare istruzioni ai giocatori friulani nel campo, ora evidentemente abbastanza tramortiti e psicologicamente segnati dalla 1-2 della Juventus. C'è Fofana ai 40 metri, si ferma, poi accarezza il pallone verso il settore di sinistra dove si libera Alfredson, avanza il pallo al piede prima di scaricare a beneficio di Samir, parte un cross a mezza altezza, ancora Khedira, autore di una doppietta quest'oggi, che va ad allontanare sempre sui piedi dello scandinavo, c'è Neutink alle sue spalle, riceve palla l'olandese, avanza Fofana tra le linee, De Paul in mezzo a due avversari, perde il pallone, prova a recuperare, non ci riesce, anche da terra Milan Pjanic fa la voce grossa in mezzo a tre avversari, all'indietro per Rugani, largo a beneficio di Lichtsteiner. È una Juventus che gioca con il cuore, una Juventus molto determinata, una Juventus che ora va via grazie alla classe dei suoi interpreti. Quadrado manda giù un avversario, si tratta di Samir, anche lui viene ammonito, finisce sul cartellino giallo il colombiano che a palla lontana aveva di fatto strattonato il terzino brasiliano che è finito a terra, l'arbitro che ha fermato il gioco ha comandato il calcio di punizione in favore della formazione di casa. Siamo al minuto 16, anzi minuto 17 in questo momento nel corso della ripresa, la Juventus che conduce per 4-2, ma Udinese che evidentemente è corroborata e spinta dal fatto di essere comunque in superiorità numerica e di aver creato seri grattacapi alla retroguardia dei campioni d'Italia durante tutto l'arco dell'incontro, continua a spingere nel tentativo di dare un senso a questo confronto, di riaprirlo magari con un gol, vedremo se sarà così. De Paul da destra, parte il cross in mezzo, Rugani che sta giganteggiando letteralmente all'interno dei propri 16 metri. La Juve che adesso si affida al contropiede, si affida anche ai numeri tecnici dei suoi interpreti, su tutti un Paulino Dybala che però quest'oggi non riesce a incidere probabilmente come vorrebbe, a testimonianza di un periodo non felicissimo per la Gioia nonostante il suo soprannome, mentre l'Udinese continua a spingere ora da sinistra con Samir, allarga a beneficio di Janko che nel primo tempo si è visto neutralizzare due conclusioni praticamente a colpo sicuro dalla bravura, dalla grandezza di Gigi Buffon che si è ripetuto sempre in finale di frazione contro Maxi Lopez, allungando la mano a sinistra ed evitando la capitolazione della sua porta. A quel punto l'Udinese avrebbe raggiunto anzitempo il vantaggio e anzi il pareggio, è un pareggio che era riuscita ad ottenere ad inizio ripresa, sono arrivati i due gol di Rugani e di Khedira poi a riportare la Juve in vantaggio addirittura di due lunghezze. C'è De Paul nella posizione di ala destra, viene fronteggiato da Alessandro, va a dare una mano da quella parte a Liadan, centralmente Fofana scambia con Janko, l'Udinese che muove il pallone il più velocemente possibile anche con i difensori, c'è Samir a sinistra, viene attaccato da Quadrado, prova a puntarlo il brasiliano e guadagna la rimessa laterale perché Quadrado era entrato subito in tegra a cercare di fermare la possibile incursione del numero 3 friulano. Fofana ai 40 metri, centralmente, il pallone al limite, capisce tutto Dybala, tocca per Pjanic, autentico ispiratore di tutte le manovre della squadra di Allegri, sbaglia Quadrado, si allunga troppo il pallone, noi finché che ne approfitta, poi Janko che gioca con Alfredson di sponda, si fa vedere Fofana, anche lui di sponda con il Samir, ma dicono i tifosi dell'Udinese, il pallone va spinto in avanti, non deve tornare indietro, eccolo nuovamente Fofana sulla corsia di destra, lì Adnan deve mettere palla sul sinistro, lo fa toccando corto a beneficio di De Paul che si muove, poi mette palla sul destro al vertice per il traversone in mezzo, il tuffo di testa verso il secondo palo, non ci arrivano i giocatori friulani, la sfera che finisce sul fondo, la semplice rimessa in favore della Juve. Siamo al minuto 20, anzi 19 nel corso del
secondo tempo, conduce 4-2 la Juventus, è in 10 uomini, la linea che può tornare a Verona. Garbic, Nicola Garbic, il tecnico, il coach di Verona, sta cercando di stringere i denti, seguiamo soltanto questa azione. Quinto gol, anzi no, chiediamo scusa, posizione di fuori gioco di Paulo Dybala, perché praticamente è successo che Higuaín era in posizione regolare, o forse no, fatto sta che l'arbitro però ha visto il fuorigioco di Dybala e non quello di Higuaín, che pure era qualche centimetro davanti al momento dell'assistenza e del suo compagno di squadra. Il gioco riprende con un calcio di punizione in fuori dell'Udinese, sì, dall'interno della sua area di rigore, non è cambiato nulla, siamo al 20esimo, Juventus sempre in vantaggio per 4-2 sull'Udinese, in linea ancora Antonello Brughi. Attacca l'Udinese da destra, De Paul fa fuori due avversari, grande dribbling del 10 che avanza fin quasi al vertice, poi apre il traversone in mezzo, non ci sono compagni di squadra a coprire al meglio l'area di rigore della Juventus, tutti troppo accentrati, poi attenzione al rimpallo tra Lichtsteiner e Perizza che favorisce l'attaccante della formazione di casa, il pallone che schizza tra le mani di Gigi Buffon che è andato repentinamente a coprire all'altezza del palo alla sua destra, poi facendo ai compagni di squadra di abbandonare la tre quarti campo, rinvia lungo sul settore di sinistra cercando è proprio Dybala che forse strattona l'avversario, infatti è così, il calcio di punizione è in fuori dell'Udinese, i minuti sul cronometro che sono 21, la Juventus che conduce per 4-2 sta ovviando al meglio alla soluzione, ha una situazione di grande difficoltà, ovvero l'inferiorità numerica dal 26esimo del primo tempo per l'espulsione di Mandzukic per proteste, per comportamento non regolamentare, è pronto Douglas Costa a entrare in campo, vedremo tra pochissimo al posto di chi probabilmente è di Cuadrado, perché il numero 7 colombiano ha corso tantissimo, potrebbe fare anche scelte diverse, ovviamente Massimiliano Allegri è pronto, anche un giocatore dell'Udinese che si sta scaldando a bordo campo, si tratta del numero 97 Pezzella, e vedremo quali saranno le decisioni dei due tecnici che evidentemente provano in questo finale di partita a mantenere il vantaggio Allegri, a cambiare le sorti del confronto. Gigi Del Neri, seppur dalla tribuna crediamo, perché è stato espulso anche lui proprio nel corso di questo secondo tempo quando l'arbitro aveva concesso quel calcio di punizione che ha dato la possibilità alla Juve di passare in vantaggio grazie all'incornata di Rugani. Ecco quindi fuori Samir per l'Udinese, dentro il numero 97 Pezzella, sta per entrare anche Douglas Costa in campo, vedremo tra pochissimo al posto di chi si gioca il 22esimo, la Juventus è in vantaggio per 4-2, la linea che può tornare a Verona. È uscito Paulo Dybala, è entrato Douglas Costa al suo posto e quindi il cambio operato da Massimiliano Allegri, che vuole più energia lì davanti, una Dybala non al massimo della condizione dobbiamo dire, ma comunque una prova confortante per il numero 10 per la Scioglia, mentre attacca l'Udinese, il pallone in mezzo di De Paul, troppo in mezzo, troppo profondo per Buffon che può tranquillamente intervenire all'interno della sua area piccola, sempre Pjanic a distribuire il pallone in maniera a dir poco sapiente grazie alle sue doti tecniche praticamente sconfinate, così come Gonzalo Higuaín ora difende la sfera dall'attacco di due uomini, prova a recapitare in profondità, non lo molla Noitin che gli concede semplicemente la rimessa laterale, ma sono tutte indicazioni importanti per Massimiliano Allegri, perché la sua squadra sotto di nuovo raggiunta ad inizio ripresa dall'inzuccata di Danilo è riuscita a reagire e con i calci piazzati prima Rugani e poi che dire hanno riportato a distanza di sicurezza la Juve rispetto a Udinese, che però sta continuando ad attaccare, siamo solo al 24esimo, 21 minuti salvo recupero che evidentemente ci sarà da qui al termine della partita, Janko all'indietro per Noitin con la sfera che viene giocata ora da Fofana di sponda sempre indietro su Danilo, poi sul settore di destra si fa vedere Ali Adnan, c'è Pezzella che gioca largo a sinistra, Ali Adnan è rimasto sulla corsia di destra nonostante sia un mancino, pure è uscito Samir per far posto al numero 97 di propensione assai più offensiva rispetto al compagno di squadra che ha sostituito, che invece è un terzino, quindi di fatto un difensore, attenzione ora Perizza che si dimentica il pallone e glielo soffia, è proprio Alexandro, scambia col nuovo entrato Douglas Costa, vince il contrasto il giocatore brasiliano, poi va via anche a un avversario, mette in mezzo per Pjanic che subito innesca Cuadrado dalla corsia di destra, il colombiano alle prese con Pezzella, cambia dalla parte opposta, è partito Douglas Costa, ha cacciato il pallone al vertice dell'area di rigore, ha recuperato però su di lui Ali Adnan probabilmente concedendo anche la semplice rimessa laterale e non il calcio d'angolo, vedremo se effettivamente sarà così, no, il tiro dalla bandierina è in favore della Juve, viene confortato il signor Dovere
ieri anche dalla guardalinea dell'assistente che opera sotto la nostra postazione, che era di fatto dalla parte opposta rispetto alla dinamica dell'azione che vi abbiamo raccontato in diretta. C'è sul pallone Alexandro, allora lui con l'interno del piede sinistro, la traiettoria di uscita rispetto alla porta di Bizzarri, c'è il rinvio all'opera di Perisa, c'è il contropiede dell'Udinese, attenzione che ha spazio la formazione di Del Neri con De Paul sulla corsa di destra, cambio gioco per Fofana, subito a coprire Quadrado splendidamente di testa, non ci arriva Higuain, ci arriva Pezzella ed allora tocca lì dietro per i compagni del pacchetto arretrato, Danilo che mette immediatamente in movimento nel cerchio centrale del campo Alfredson, la targa quest'ultimo sul settore e destro dove il solito De Paul incalcia il duello con Alexandro, cerca la linea di fondo, va attraverso l'immezzo, sempre però mal piazzati gli attaccanti dell'Udinese, tutti sul primo palo, nessuno in mezzo, lì dove può intervenire Gigi Buffon quasi all'interno della sua area piccola, dando poi fuori dei 16 metri a beneficio di Pjanic, che si arrabbia anche un po' con l'arbitro che gli aveva per un momento ostruito la visuale del passaggio a destra, complicando la manovra in uscita della formazione bianconera. Subisce fallo Pjanic da Fofana, il calcio di punizione fuori della Juventus, il minuto il 26esimo, la squadra campione d'Italia che è in vantaggio per 4-2, Fofana che va adesso a scusarsi con l'ex giocatore del Lione e della Roma, con Rugani che batte il calcio di punizione a destra per Lichtsteiner, Lichtsteiner che adesso si sta occupando semplicemente della fase difensiva, del resto la Juventus è 10 uomini dal 26esimo del primo tempo, lo ricordiamo, l'espulsione di Mandzukic per comportamento non regolamentare, va adesso a subire la pressione di Jankto Lichtsteiner, il pallone che finisce sul fondo della rimessa però. Scusa Repici, ma c'è il primo match point della partita per Perugia. Sta per entrare Larsen al posto di Alfredson, anzi poi vediamo, cambia idea. Anzi no, Alfredson si era solo avvicinato per ricevere direttive dalla sua panchina, uscito Danilo, se non andiamo errati, vediamo se sarà lui ad abbandonare il campo, no, Danilo è regolarmente in campo, tra poco metteremo ordine, proveremo a mettere ordine perché è uscito un giocatore dell'Udinese, non abbiamo francamente capito di chi si trattasse, probabilmente di Adnan. Così è infatti Adnan al suo posto è entrato un centrocampista, Larsen va adesso ad affiancare Alfredson, siamo al minuto 28 nel corso della ripresa, la Juventus conduce per 4-2, la Juventus che è in 10 uomini dal 26esimo del primo tempo, Jankto che attacca centralmente. Scusa Repici, c'è il secondo match point dunque della partita per Perugia. E allora siamo al 29esimo ad Udine, si è persa sul fondo un'iniziativa della formazione di casa con la conclusione ad opera di Fofana dopo un errore, dobbiamo dire, il primo di Milan Pjanic che in fase di disimpegno aveva rischiato forse un pochino troppo a ridosso della sua area di rigore andando ad appoggiare un pallone poi appunto giocato da Fofana con una conclusione di sinistro che è finita però abbondantemente alta sulla traversa della porta difesa da Gigi Buffon, Buffon che in questo secondo tempo non è stato chiamato in causa se non per raccogliere un pallone nella sua porta al secondo minuto, quello di testa di Danilo che aveva dato l'effimero pareggio all'Udinese, il pareggio sulla parziale di 2-2, poi sono arrivate le reti di Rugani e di Khedira che hanno riportato, ripetiamo, la Juventus in linea di galleggiamento con due lunghezze di vantaggio rispetto alla formazione e di casa che ora prova ad appropriarsi di una rimessa laterale, non è solo una rimessa laterale che viene invece assegnata alla Juventus dal fronte difensivo sinistro, Alexandro con le mani ancora per Milan Pjanic, sta veramente salendo in cattedra il numero 5, tutti i palloni gli vengono sostanzialmente porti nel tentativo che appunto Pjanic possa creare qualcosa, possa far circolare il pallone nella maniera più fluida possibile, lo sta facendo, ripetiamo, con tutta la sapienza tecnica di cui è capace l'ex giocatore della Roma, a sinistra Alexandro, da questi poi in mezzo per Douglas Costa che prova a muoversi, tocca a beneficio di Khedira, si muove Pjanic sempre sulla destra e questa volta però sbaglia la misura del lancio a metà strada tra Quadrado e Lichtsteiner, ne approfitta Pezzella e allora prova Jankto a far sua la sfera. Higuain con grandissima determinazione scippa il pallone all'avversario all'altezza della panchina di Massimiliano Allegri con i suoi compagni di squadra che si spellano le mani in applausi al suo indirizzo per la grande caparbietà mostrata in questa occasione. Quadrato a destra, ora il palleggio della Juve, il possesso palla della Juve in questo fondamentale ha veramente pochi avversari, la formazione campione d'Italia ha provato la sovrapposizione, ora Khedira sul tentativo di taglio è stato premiato da Higuain che però ha ecceduto nella misura del passaggio poi finito docile tra le braccia della portiere avversario Bizzarri, la Udinese che è già ripartita sempre dalla corsia di destra, un po' la corsia che predilige la squadra friulana per andare ad offendere la difesa avversaria, la difesa della Juventus, ora centralmente Jankto è libero, Pezzella nella zona sinistra del campo va a puntare il Quadrado, mette la palla sul destro, ecco il traversone che parte, Maxi Lopez sponda, Fofana al limite, ritarda un po' troppo il controllo, allora ne approfitta immediatamente Chiellini
e viene trascinato giù dal giocatore maglia numero 6 e della formazione campione d'Italia. C'è calcio di punizione in favore della Juventus all'interno della propria tre quarti campo, i minuti sul cronometro che sono 31 nel corso del secondo tempo. La Juventus che conduce per 4-2 nonostante un'inferiorità numerica che perdura, ripetiamo, dal 26esimo del primo tempo, quando Mandzukic ha dato a dire una parola di troppo ed evidentemente scorretta verso il direttore di gara, che non ha avuto esitazione di estrarre il cartellino che lo ha spedito anzitempo negli spogliatoi. C'è la Juventus che può soffrire di questo calcio piazzato, Buffon dalla propria tre quarti campo in profondità per Cuadrado, Pezzella che va a coprire, colpisce di testa, non ci arriva Janto, ci arriva invece Gonzalo Higuaín che per dedizione sta giocando una partita splendida. Buono il lancio per Pjanic che resta di petto quasi al limite dell'area, perde metri però sul terreno di gioco la Juve, preferisce affidarsi al palleggio dei suoi interpreti, Rugani autore della gol del 3-2, lì dietro per Buffon, di prima su Khedira, ancora di prima per Rugani che agisce ora da terzino destro, va in lancio in profondità, si disinteressa, evidentemente deve farlo, e Higuaín che era abbondantemente al di là della linea difensiva dell'Udinese, quindi Udinese che può riproporsi ora in avanti quando i minuti sul cronometro sono quasi 33 nel corso della ripresa, 12 al termine salvo recupero. La Juventus conduce per 4-2 qui alla Dacia Arena di Udine in una partita veramente molto bella, molto emozionante e ancora, se vogliamo, equilibrata, non fosse altro per il fatto che la Juve, nonostante il doppio vantaggio, deve subire l'inferiorità numerica, deve affrontare l'inferiorità numerica. Fofana si muove l'imbucata a destra, splendida per De Paul che termina giù, l'arbitro dice no, non c'è assolutamente niente nel contrasto con Alessandro, poi il pallone che finisce fuori, De Paul che si arrabbia, sta per estrarre il cartellino per protesta, il direttore di gara dice che non c'è nulla, che non c'è assolutamente nulla e che quindi il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo in favore della squadra ospite. Il contrasto è stato alla vertice dell'area piccola, anzi era Larsen che è terminato a terra e non De Paul, probabilmente un contatto c'è stato ma evidentemente non sufficiente secondo il direttore di gara per assegnare un calcio di rigore. Intanto entra in campo al posto di Cuadrado Barzagli, quindi un difensore in più per Massimiliano Allegri, evidentemente adesso vuole salvaguardare il risultato, un risultato che è importante, che consentirà alla Juventus di rimanere là come la tradizione. Francesco Repice, perdonami, andiamo di nuovo da Brughini, così il commento della partita di pallavolo e poi naturalmente per l'ultima parte della partita. Vai Antonello. All'AGS Forum di Verona, Perugia batte Verona 3-0, lì nello studio. Dacia Arena, Francesco Repice. Ed allora grazie ad Antonello Brughini per il suo commento e per averci raccontato la partita di Superlega di volley tra Verona e Perugia, vinta dagli Umbri per 3-7-0. Andremo quindi fino alla fine di questo confronto tra Udinese e Juventus, la Juve che conduce per 4-2, la Juve sempre però in 10 uomini. Fofana prova lo sfondamento centrale quasi di stile rugbistico, poi vista la strada ostruita va lì dietro i propri compagni di squadra che gli restituiscono la sfera all'altezza del lato sinistro dell'attacco friulano, lì dove c'è anche Pezzella, costretto anche lui però ad indietreggiare perché ora fa muro la difesa della Juve grazie al contributo di Andrea Barzagli, è entrato poc'anzi al posto di un stremato Juan Cuadrado, sbagliano sulla catena di destra gli uomini di Del Neri, peraltro espulso anche lui mentre si muove sempre splendidamente Gonzalo Higuaín, prova a far fuori un avversario, non ci riesce, è ripartito Janko, attende De Paul al vertice dell'area di rigore, prova a saltare Alessandro che ne arresta la corsa, raddoppio di marcatura di Pjanic, se ne va il 10 friulano dal fondo per il traversone, la sfera che finisce fuori, cosa succede? Succede che l'arbitro probabilmente va a comandare un calcio di punizione o un tiro dalla bandierina in favore dei padroni di casa, perché si è alzata anche la bandierina del collaboratore dell'arbitro che opera di fronte alla nostra postazione ed era proprio lì nei pressi dell'azione, lì dove si è svolta l'azione all'altezza della linea di fondo. Massimiliano Allegri si spraccia e dice ai suoi uomini tornate indietro, andate a coprire l'area di rigore, pronto a un cambio. Anche il secondo di Gigi Del Neri, evidentemente istruito dall'allenatore in prima, che manderà sul terreno di gioco il numero 9 Bajic, vedremo al posto di chi, quindi un altro attaccante. No, è calcio di punizione, un corner corto sostanzialmente in favore dell'Udinese. Janto sul pallone all'interno del piede sinistro, a destra, traiettoria a rientrare rispetto alla porta, difesa da Buffon, gran mucchio nell'area di rigore della Juve e sta per uscire e Perica al suo posto Bajic, quindi un attaccante per un altro, non cambia sostanzialmente nulla, esce tra gli applausi Perez, evidentemente vuole sfruttare le doti di acrobazia del numero 9 anche in questo calcio di punizione. La formazione di casa, dicevamo, Perez che aveva aperto la partita, che aveva aperto le marcature con uno splendido gol all'ottavo minuto del primo tempo. Bajic va a sistemarsi al cuore dell'area di rigore della Juve, sta per partire Janko, ovviamente i sistemi di gioco, le marcature, tutto saltato in questi minuti finali della partita tra Udinese e Juventus, valida come
primo posticipo della nona giornata, parte il traversone, saltano in molti, Buffon che allontana con i pugni a rincorrere la sfera Danilo nella zona sinistra del terreno di gioco, il tocco lì dietro per Alfredson che deve evitare Alexandro, lo fa con un retropassaggio all'indirizzo di Pezzella, avanza lui, scambia nuovamente con il numero 23, alla palla sul sinistro, potrebbe andare al traversone, lo fa con il destro, raso terra, Barzagli che vuole verso spostato, forse irregolarmente, alla difesa della Juve che riesce comunque a spazzare in fallo laterale, ed è una fase, gentili ascoltatori, abbastanza particolare del confronto, perché la Juve in vantaggio di due gol, asserragliata nella prima tre quarti in 10 uomini, francamente non ricordiamo molte giornate in cui la Juventus è stata costretta a questo tipo di atteggiamento dagli avversari, avversari peraltro non di vertice di classifica. Va Alfredson in mezzo, la girata con il destro, il pallone che finisce fuori di poco, era del numero 20 della formazione di casa, si trattava esattamente, se non andiamo errati, di Maxi Lopez che è andato alla conclusione con il destro dall'interno dell'area di rigore, ha chiuso troppo col collo interno dietro il pallone, un pallone che è stato seguito con lo sguardo da Buffon, finisce a terra Pjanic, ancora una volta attaccato da Fofana, questo è il giallo per il numero 6 della formazione friulana, che è inevitabile, crediamo, perché Pjanic si era già liberato del pallone, glielo porge sempre con grande tranquillità Gigi Buffon al limite dell'area, ben sapendo che il bosniaco verrà subito immediatamente pressato agli avversari, ma evidentemente sapendo anche che quel pallone verrà giocato con la massima efficacia dal numero 5 della formazione campione d'Italia, dotato com'è di un piede destro e comunque di una visione di gioco che ne fa uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Il rilancio di Buffon sul fronte offensivo della Juve, dove viene fermato Douglas Costa e corre il pallone, la squadra friulana non riesce a mantenerlo all'interno del terreno di gioco, se non andiamo errati Larsen, nella sfera che finisce fuori, rimessa laterale è in fuori della Juve dal fronte offensivo sinistro, Alexandro che restituisce il pallone di troppo a raccattapalle, va a prendere quello giusto, quello di gioco, per rimetterlo all'interno del manto verde bersagliato dalla pioggia che continua a cadere incessante, fitta ma leggera, e qui a Udine il colpo di tacco di Higuain non raggiunge, giunge Douglas Costa, riparte l'Udinese, siamo al 39esimo, 6 al termine salvo recupero, Pezzella va a ficcarsi in un imbuto, salta però Lichtsteiner, va a toccare in corto a beneficio di Dajic, il nuovo entrato, la triangolazione tra i due, Pezzella va al traversone e ritorna Lichtsteiner, mette palla in fallo laterale, la rimessa con le mani e in favore dell'Udinese, in zona d'attacco si muove la formazione di un Gigi De Neri che assiste dalla tribuna alla partita, espulso anche lui quasi ad inizio ripresa quando era stato assegnato un calcio di punizione contro la sua squadra, un calcio di punizione che poi ha portato al gol di vantaggio di Rugani, arrotondato dalla prudenza di Khedira, gran giocata di Pjanic, Douglas Costa uno contro due, in mezzo c'è Higuain, Douglas Costa che entra in area da destra, la palla sul sinistro, dribbling tentato, Danilo che lo tiene lì, Douglas Costa che mantiene il pallone tra i piedi, evita anche un altro avversario, serve per Pjanic, il tocco in mezzo proprio per Higuain, la respinta di testa dei difensori dell'Udinese, la Juve che rimane però a presidiare l'area di rigore della formazione di casa, a questo a testimonianza di come la squadra di Massimiliano Allegri sia anche atleticamente assai ben preparata, rimane Khedira a giocare un contrasto che però perde contro i difensori friulani, dalla parte opposta alla sforbiciata di Barzagli in fallo laterale dopo un controllo, gli applausi del pubblico della Lancia Arena all'indirizzo del granatiere di Andrea Barzagli, rimessa con le mani in favore dell'Udinese, siamo al 41esimo, la Juve che conduce per 4-2, la Juventus che continua però a difendersi con grande caparbietà, ed è quello che voleva vedere, è quello che chiedeva probabilmente Massimiliano Allegri alla sua squadra, e le risposte sono arrivate molto molto chiare all'allenatore della Juve. C'è Pjanic in posizione di alla destra all'interno della prima tre quarti campo, viene inseguito da Young, allora con grande malizia, furbizia e grande mestiere, Pjanic non fa altro che aspettarlo, toccare il pallone di quanto è bastato per farlo rimbalzare sui piedi dell'avversario, guadagnare con esso una rimessa laterale, fa scorrere con questa rimessa laterale preziosi secondi sul cronometro, siamo al 41esimo, sta per scadere il 41esimo, nel corso della ripresa la Juventus è in vantaggio per 4-2 nonostante sia in 10 dal 26esimo del primo tempo, Douglas Costa a sinistra prova ad andarsene, il pallone che gli viene contrastato da un avversario che guarda
guadagna poi a sua volta la rimessa dal fondo. L'ultimo a entrare in contatto con la sfera è stato proprio il giocatore brasiliano e della Juve, ex Bayern Monaco, Larsen, da quella parte del campo. Adesso sta sfidando spesso proprio Douglas Costa negli uno contro uno, il rilancio in profondità non ci arriva Maxi Lopez, ci arriva Rugani, poi Pjanic che distribuisce in traffico per Lichtsteiner. Higuain splendido ancora per Pjanic che passa in mezzo, si avvicina al limite, Pjanic finta il tiro, poi blocca la sua corsa, prende tempo, tocca ancora a destra per il Pipita. Da sottolineare questa prova di Gonzalo Higuain, non ha segnato d'accordo, però attenzione a Chedira, va in aria al destro, si porta a casa il pallone Sammy Chedira per il gol del 5-2. Sammy Chedira esattamente al 42esimo mette fine al confronto tra Udinese e Juventus con questo gol a seguito di un'azione personale. È una serata sicuramente trionfale per il tedesco ex Real Madrid, che è andato con il destro ad incrociare la traiettoria verso il secondo palo. Nulla da fare ancora una volta per Bizzarri, e allora tutta la gioia del numero 6 bianconero che va a sfogarsi sotto la parte di stadio occupata dal tifo più caldo della squadra campione d'Italia. Adesso quei tifosi si fanno sentire come quelli del resto qui alla Dacia Arena, sistemati in tribuna e in ogni dove nello stadio, tifosi tantissimi quelli della Juventus. La Juventus chiude il discorso con questa vittoria roboante ma evidentemente più complicata del previsto. Per 5-2 stavamo lodando la prestazione di Gonzalo Higuain a fare il goleador. Oggi, stasera, ci ha pensato Sammy Chedira, autore di una tripletta, gli altri due gol segnati da Rugani, una torrete di Samir che aveva portato, impattato il confronto dopo la rete iniziale splendida, dobbiamo dire, ad opera di Perez, un Udinese che viene punito evidentemente oltre i suoi demeriti, ma è una Juventus che 10 dal 26esimo del primo tempo ha dato una risposta forte al campionato, soprattutto all'Inter e al Napoli, evidentemente anche alla Roma che è andata a espugnare lo stadio Grande Torino grazie alla prodezza all'ennesima in questo inizio di stagione di Alexander Kolarov. Intanto l'Udinese che attacca da sinistra per un traversone in mezzo, il pallone che arriva De Pon davanti alla porta, sbaglia il controllo in maniera abbastanza clamorosa, avrebbe dovuto calciare di prima intenzione il numero 10 friulano, ha preferito invece un controllo, mentre adesso Massimino Allegri probabilmente darà spazio a Federico Bernardeschi. C'è l'intervento da parte del difensore Neuting, l'olandese, ai danni di Pjanic. Pjanic ovviamente Chedira, ovviamente Gonzalo Higuain, a mio avviso i migliori in campo di questa Juventus, non trascurando il fatto che nel corso del primo tempo, quando veramente la situazione era complicata, in vantaggio per 2-1, la formazione campione d'Italia è stata messa a soqquadro dalle conclusioni di Janto e di Maxi Lopez, e lì c'è voluto il numero uno dei numeri uno, c'è voluto Gigi Buffon a salvare la capitolazione della sua porta. È uscito Stefan Lichtsteiner, è uscito Federico Bernardeschi, raffiato anche al giocatore svizzero che non ha demeritato, dobbiamo dire, nel confronto odierno. Una Juventus quindi che si appresta a riguadagnare le posizioni altissime della classifica dopo questa vittoria in trasferta per 5-2 sul terreno dell'Udinese. Douglas Costa che si muove ancora, il lancio per Alexandro, ora la Juventus che dilaga, entra in area Alexandro, si ferma, arresta la sua corsa, si accentra, sta arrivando Pjanic che carica il destro, rete! Game, set e match per la Juventus qui a Udine, alla Dacia Arena. Anche Miralem Pjanic va a finire sul tabellino dei marcatori grazie ad un destro maligno da circa 18 metri che ha beffato Bizzarri. Non ci è sembrato di scorgere una deviazione, anche se la traiettoria del pallone è stata abbastanza particolare, forse proprio questo va a dire il portiere argentino ai suoi compagni di squadra. C'è stata proprio la conclusione, sì, di Pjanic, che è stata deviata, è finita la partita. La Juventus ha vinto per 6-2, un andamento a dir poco altalenante, ondivago del confronto, perché l'Udinese era passata in vantaggio all'ottavo del primo tempo grazie a Perez, poi il pareggio con un'autorete ad opera di Samir, il 2-1 di Sammy Chedira, un primo tempo segnato anche dalle prodezze di Gigi Buffon e dall'espulsione al 26esimo di Mandzukic per comportamento non regolamentare nella ripresa, e il pareggio di Danilo al secondo. Poi però sono arrivati altri gol, altri 4 gol per l'esaltezza, quello di Rugani, quello di Chedira, un
altro del tedesco ex Real Madrid, ha chiuso il conto Miralem Pjanic, la Juventus quindi che si riprende di fatto ciò che aveva abbandonato momentaneamente dopo la sconfitta patita dalla Lazio all'Allianz Stadium e dopo il pareggio imposto dall'Atalanta. Insomma, una Juventus formato gigante dopo la prova in Champions League, la vittoria a spese dello Sport di Lisbona, tiene il passo di Inter e Napoli, tiene il passo soprattutto della Roma che è andata a vincere sul terreno del Torino di Sinisa Mihajlovic per 1-0. A me non resta che ringraziare i gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Daniel Aposto, nel ribadirvi che la Juventus ha battuto alla Dacia Arena di Udine l'Udinese per 6-2. Francesco Repice augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata. Forse qualcuno si era illuso dopo le prestazioni ultime della Juventus in campionato, ovviamente non in Coppa, invece la formazione campione d'Italia ha ribadito il concetto, vuole rimanere ad essere la più forte, lo ha fatto grazie a una prova prepotente ad Udine, il 6-2, al di là del risultato dice che nonostante l'inferiorità numerica la formazione di Massimiliano Allegri ha ancora tanta birra nel cuore e nelle gambe, soprattutto quelle gambe che hanno concesso per esempio a Khedira di portarsi a casa il pallone dopo la tripletta, a Rugani di andare in gol, allo stesso Higuain di giocare una prova scintillante nonostante non sia riuscito a spedire il pallone nella porta avversaria, un pallone che era finito invece alle spalle di Buffon nel primo tempo praticamente all'inizio, all'ottavo Perez, poi il pareggio su un'autorete di Samir, il 2-1, come detto di Khedira, è un finale della prima frazione di gioco che vede Buffon imporsi in almeno tre occasioni ai tentativi di Anco e di Maxi Lopez, la ripresa una corrida sostanzialmente con il colpo di testa di Nanilo per il 2-2, l'espulsione di Manzo Zucchic al 26esimo del primo tempo aveva costretto la Juve a difendersi e tanto è quella Juve che si difende e riparte, va in gol con Rugani come detto, con Khedira ancora fino alla rete di Miralem Pjanic che chiude il discorso forse in maniera troppo punitiva per l'Udinese ma sicuramente esaltante per la Juve. Udine, collaborazione tecnica Daniel Aposto, Francesco Repice, GR1.